Se guardiamo la classifica, significa che sbagliamo tutto e diventa più difficile la partita. Monito di Pasquale Marino alla vigilia della trasferta di Piacenza per il suo Bari, atteso dalla sfida una Feralpi Salò ultima della classe ma reduce dal pareggio sul campo del Cosenza. L'allenatore sa che sottovalutare l'avversario sarebbe un errore colossale per una squadra sconfitta sin qui una sola volta nelle prime 12 giornate e alla ricerca della terza vittoria di fila. C'è stata tanta applicazione, tanta voglia da parte dei ragazzi di cercare di venire fuori da un momento di difficoltà, perché sappiamo bene, nel calcio parte tutto dalla testa, come in ogni cosa, e trovarsi in situazione del genere dopo un percorso fatto, abbastanza be bello negli anni scorsi, diciamo, non era per la prima volta, diciamo, che il Bari negli ultimi anni è stato in difficoltà, non è facile venirne fuori. Sono 7 i punti conquistati nelle 3 partite della gestione Marino. Le 2 vittorie su Brescia e Ascoli sono arrivate con il passaggio al 3-5-2. Flessibilità è la parola chiave nelle idee tattiche dell'allenatore. Dobbiamo avere la flessibilità, l'elasticità per proporre il nostro calcio, di giocare se necessario a 3, se giocare a 4, se qualche volta possiamo giocare con i 2 attaccanti esterni e una punta centrale. Abbiamo migliorato un dato che è quello del possesso palla, che siamo stati nettamente superiori ai nostri avversari, però proprio in virtù di questo dobbiamo essere diciamo, dobbiamo creare più opportunità negli ultimi metri, dobbiamo sbagliare meno scelte. Tra i protagonisti del Bari c'è Giuseppe Sibilli, 3 le sue reti, 2 nelle ultime 2 partite casalinghe, importante, quasi decisivo, ma non c'è nessuna dipendenza dal numero 20, assicura Marino. Valgono anche i gol di Sibilli, no, per i punti. Quindi, tante partite si risolvono anche le squadre importanti di Serie A, a volte si risolvono con giocate di Lautaro nell'Inter o di Girone, cioè, quindi c'è sempre qualcuno che ha delle qualità importanti in ogni squadra, noi ce lo teniamo stretto, se vinciamo in questa maniera va anche bene, l'importante è che la squadra in campo sta bene. Fischio d'inizio sabato 11 novembre alle 14, arbitra Bonacina di Bergamo, 24 i convocati, si rivedono Di Cesare e Benali, out Frabotta e Akpaciukwu, oltre a Maiello e Menez. Il 36enne francese sta comunque bruciando le tappe in vista del rientro in squadra. Non sappiamo l'evoluzione di come sta, come non sta, quindi valuteremo di settimana in settimana. Il recupero sta procedendo bene. Come ho detto le altre volte, la volontà che ha è importante, quindi già è a buon punto.